Una riscoperta casuale, ho riscoperto, mi è venuto proprio sott'occhio Talete, quest'inverno ero a casa dei miei giù in Calabria e ho scoperto che io ammetto di essere uno che non legge molto, quindi così sfatiamo subito l'idea di un aiello acculturato che ha scoperto il filosofo, perfettamente nella media, però... L'ho trovato veramente sotto mano leggendolo e Talete praticamente diceva due cose che mi interessavano parecchio. La prima principale era che tutto viene dall'acqua e l'archetipo tutto è l'acqua. Io che sono molto legato al mare era per me una roba assolutamente affascinante. E, la seconda è uno che teorizza sulle rette parallele. E io che stavo scrivendo in quei giorni giù delle canzoni d'amore, ho detto io, ma se ci pensi, l'amore è l'unica forza capace di far incrociare due strade che altrimenti non si incontrerebbero mai. E il mio produttore mi aveva girato una strumentale comunque dalle vibes uptime, dance, e ho detto guarda, ma perché non facciamo incrociare Talete con la voglia di ballare, con la voglia di una strada d'amore, con l'estate, ed era pieno inverno, eh? E così è nata Talete. Uno come me che è nato il 26 luglio in Calabria, che dopo 5 giorni stava già davanti al mare, è inevitabile che comunque tutto l'anno ha sempre un pensiero che lo riporta, che mi riporta lì, che mi riporta su una spiaggia, su una scogliera, e può essere anche durante l'inverno, durante Natale. È un'ispirazione anche musicale, perché da quest'inverno ho iniziato un viaggio molto dentro la UK dance, il pop clubbing come sonorità. E siccome mi gasano parecchio, ho ascoltato tantissima musica in quella direzione e volevo fare un pezzo, volevo iniziare a scrivere della musica uptime su quell'onda lì. La prima è stata Talete e essendoci poi trovati alle porte dell'estate, che era un anno che io non condividevo musica nuova, ci siamo detti è perfetta, non era nata ma è quella giusta per questo momento e quindi l'abbiamo condivisa. In realtà nasce dalla voglia mia di non annoiarmi mai. Io in realtà in questi primi 5 anni di percorso, di carriera musicale, non mi sono mai fermato a una cosa che era stata, come dire, molto ben accolta. Allora facciamo sempre la stessa cosa perché ha funzionato una volta, funzionerà 100. Io sono uno che ha sperimentato e si chiede sempre delle cose nuove perché è una forma di rispetto per gli altri, è una forma di divertimento per me, di godimento. E quanto ai pezzi che fanno ballare, io ho fino adesso esplorato dal Latin a un clubbing un po' più dark, a un po' più leggero come mi piace molto dell'anno scorso. Adesso sentivo il bisogno di fare un altro tipo di viaggio, di attraversare un'altra spiaggia, un altro mondo e sono arrivato alla UK Dance, a questo pop clubbing che mi diverte parecchio. È un rischio che corri, perché banalmente diciamo che la maggior parte delle persone che mi ascoltano mi hanno conosciuto e tuttora mi conoscono per uno che si siede al piano e pur non essendo un grande musicista comunque ti suono piano e voce, no? Quindi per delle comunque delle condivisioni più morbide, no? Spesso infatti io anche prima di un pezzo uptime condivido una sorta di spoiler piano e voce, quindi loro si sentono anche comfort, abituati a questo tipo di morbidezza e poi si trovano in qualche modo sorpresi da una versione che è molto più carnale, molto più passionale ed è molto più sudata, che però de devo anche dire che è una roba a cui io ho subito abituato le persone, il pubblico che mi ascolta, perché io da subito volevo che da me si potessero aspettare un abbraccio e anche una scossa, una canzone che potesse farli piangere o comunque commuovere, ricordare un amore, ma anche una canzone che potesse farli ballare. Quindi il rischio c'è nel cambiare spesso, nell'evolversi, perché poi io quello che cerco di fare è un'evoluzione che non mi stravolga mai. Affinché tu possa riconoscermi sempre, anche se oggi ho la giacca blu, domani la metto nera, ma sotto sempre la canotta. Guarda, senza farlo a caso, mi sembra una cosa perfetta, anche per come sono legato alla canotta proprio, no? E posso cambiare delle cose intorno a me, però poi tu mi riconosci sempre. È un rischio, però secondo me, io fossi ascoltatore, come lo sono poi di molti altri artisti, ne sarei molto felice anche... Cioè, è una roba che mi farebbe ancora di più attaccare a quell'artista, il coraggio che ha di darmi delle cose nuove.
per fortuna tutte persone intorno a me che lavorano con me, che mi lasciano grande libertà di scrittura e di creatività, che ovviamente sanno riconoscermi e dirmi tranquillamente: tanto questa canzone è molto figa, questa te la puoi tenere tu nel cassetto, e però mai nessuno mi ha detto fai sempre la stessa cosa perché questa cosa è quella giusta, ha funzionato, no, ma io mi sentirei di tradire le persone. Per me l'autenticità viene molto prima del risultato, dell'hype, di tutte una serie di logiche che secondo me vanno contro l'arte e la musica. Io ho sicuramente due o tre estati, quelle da piccolo piccolo sulle spiagge di Fuscaldo, che è un piccolo paesino in Calabria, e con i miei amici napoletani, perché io da piccolo dicevo arrivano i napoletani, no? Per noi l'estate era quando arrivavano i napoletani, perché la Calabria d'estate diventa un prolungamento della Campania. E quindi per noi l'estate era, arrivavano i nostri amici da Napoli e partivano le partite a calcio in spiaggia, beach volley, bagni, facevamo il mercatino, le pizze con la sabbia, insomma tanta creatività adolescenziale. E un'altra estate sicuramente durante una mia storia d'amore, e ricordo che eravamo nel pieno, e poi l'estate a Londra, perché Londra è una città che alla quale sono molto legato e che ho vissuto spesso d'estate quando ero ragazzino, ma anche quando ero un po' più grande. E quindi sì, diciamo che ho diversi ricordi. E l'estate invece dei sogni sarebbe? Innamorato in una casa, magari alle Isole Eolie, magari non lo so, potrei dirti Stromboli, semplicemente perché è una delle ultime di cui mi sono innamorato particolarmente. E mi immagino innamorato su una terrazza faccia al mare e scrivo musica nuova. Quella per me sarebbe il sogno. Direi che hai detto le parole giuste: divertente e impegnativo. Divertente perché io ero da tanto che mi volevo regalarmi questa opportunità, no? Di misurarmi in una cosa che in realtà io ho sempre fatto nella cameretta, che faccio sempre live sul palco perché io mi muovo tantissimo. E che una serie di persone intorno a me mi chiedevano comunque di fare, perché mi dicevano: guarda, che secondo me tu lo puoi fare, ti divertiresti. E quindi a un certo punto ho detto: vabbè, io lo voglio fare, voglio provare a essere all'interno di un videoclip coreografato con 30 ballerini intorno a me, tutti bravissimi, incredibili, e misurarmi in qualcosa che non era affatto scontato, non è il mio di base, ma secondo me tutte le volte che uno si affaccia e con un po' di coraggio e leggerezza fa una roba nuova, comunque secondo me ha fatto bene. E quindi ovviamente il risultato finale lo lasciamo giudicare agli altri. Io sono contento, mi sono divertito, è stato impegnativo sicuramente, però quando vedo il videoclip dico figo, cioè ne sono particolarmente orgoglioso, devo dire la verità. Poi si può sempre migliorare, dovrei iniziare forse a seguire un corso di danza contemporanea per fare ancora meglio, però diciamo che la mia attività principale è scrivere e cantare, tutto il resto è un di più. Siccome spesso ci diciamo purtroppo che alcune cose le fanno gli uomini ma non le possono fare le donne, no? Che per me è appunto un'idiozia perché tutti possono fare tutto, il tema ballo invece è una roba che parte più dalle donne e quindi è una comfort zone, tra virgolette, delle donne, e in Italia sono diverse ormai che cominciano anche a dare uno spettacolo importante, anche di grande qualità sotto questo punto di vista, mentre invece noi uomini su questo tema siamo stati un po', come dire, un po' più timidi, un po' più tirati. Secondo me è arrivato anche il nostro momento di fare delle cose così. Sempre. Io da poco mi sono, diciamo, trasferito a Milano, perché era un appuntamento che rimandavo da anni, quindi ero stanco di fare la spola a Roma-Milano e quindi ho voluto mettere una piccola radice a Milano, dove comunque sto bene, dove per il lavoro che faccio soprattutto dovrebbe essere la casa principale, però nessuno mai mi staccherà dal Tevere, da Roma, dal cielo di Roma, perché credo che sia tuttora la città più bella al mondo. B, perché la trovo particolarmente ispirazionale, e C, perché le sono particolarmente, come dire, grato, e quindi resta casa. Adesso per ragioni di lavoro la base fissa è Milano, ma ad esempio, insomma, torno spessissimo e non cambierà. Cioè, il rapporto mio con Roma è assolutamente blindato.
Ci sarà e lo sentirai anche in qualcosa, cioè non posso dirti troppo prima, però sentirai Roma sulla mia bocca. Milano, dalla mia bocca. Milano sta dando qualche frutto positivo in questo senso? Devo dire che da già da un po' di anni, io comunque nella scrittura e nella mia spola Roma-Milano, inevitabilmente Milano mi regala tanto, un po' perché accade che scrivo sotto il cielo di Milano, ma anche per le relazioni e gli incontri che faccio. Quindi, siccome le canzoni nascono dalle storie principalmente mie e come in qualche modo anche influenzate da quelle delle persone che mi stanno intorno, se la mia vita è principalmente Roma-Milano, vuol dire che le mie relazioni sono anche Roma-Milano e quindi anche le canzoni. Quindi il grazie va anche a Milano ormai da un bel po' di tempo, per come riesce a ispirarmi e a darmi, come dire, motivo di scrittura. Guarda, devo scoprirla bene, perché io i primissimi anni frequentavo molto Porta Romana, poi zona centrale e Repubblica, e negli ultimi anni Porta Venezia, e c'è una parte di Porta Venezia che è molto residenziale, molto calma, con delle palazzine basse, 4 piani, 5 piani, che mi diverte tanto il fatto che abbia questa allure, come dire, di eleganza borghese, quindi alta, e io poi sono là attraverso, la cammino con dei bermuda improbabili, delle felpe magari anche bucate, il cappuccio, il cappello, quindi mi piace molto il contrasto fra come mi guardo allo specchio prima di uscire di casa e poi come quello che c'ho intorno, e quindi mi diverte anche questo tipo di contrasto. Ho fatto una scelta di non fare il terzo tour, perché sarebbe stato il terzo tour su quello che è stata la mia storia fino adesso, perché io ho fatto l'estate scorsa e quest'inverno due tour molto fortunati che si incentravano sui 3 dischi fino ad ora usciti. E fare un terzo tour su questo racconto qui non mi andava di farlo, non perché non avrei piacere a cantare o incontrare i miei fan, anzi, ma proprio perché per la stessa storia di prima io ho un rispetto e una devozione a loro, per cui ho voglia di dare qualcosa di nuovo e di più grande, di più bello. Quindi sarò in alcuni appuntamenti di promozione per il singolo, farò spero un po' di bagni in giro per il centro, per il sud dell'Italia, e scriverò tantissima musica, perché ho in programma un calendario di serate, di giornate in studio, come sono adesso. Io in questo momento sono nella sala registrazione di uno studio a Milano, quindi tanta scrittura, un po' di bagni, un po' di promozione per il singolo, ma il tour spero ci sarà appena uscirà il disco, al quale sto lavorando e che credo, spero, esca prima della fine del 2025. Romantica è uscito un anno fa, io dopo un anno ho già condiviso musica nuova e sto continuando a scrivere, a registrare. Non mi voglio dare troppa fretta, però ovviamente ho voglia di fare musica nuova e di condividerla.